Non ho previsto questo intervento, ma anche la Regione Sardegna ringrazia molto gli organizzatori di questo convegno perché mi sembrano dei punti, degli elementi fondamentali. Io credo che il raccordo sia fondamentale. E anche diciamo, su tutti gli obiettivi che ci siamo posti con le regioni e per quanto riguarda questo sistema, credo che sia molto utile anche condividere le esperienze dei piani regionali, di come si sta andando avanti anche per quanto riguarda sperimentazioni, ricerche che possono essere utilizzate anche nell'ambito di un sistema, cioè coordinato, cioè al di là delle specificità che ogni regione ha e dell'impegno nel proprio equilibrio di pianificazione che ovviamente per ogni regione avrà la sua peculiarità. Condividere esperienze di successo e vedere quali sono le invenzioni e programmarci, credo che ci faccia risparmiare risorse e ci possa in qualche modo far utilizzare risorse spese in maniera più efficace e più efficiente. In relazione a questo, credo che sia fondamentale l'accordo che abbiamo preso in questi giorni, del fatto di predisporre in maniera sistemica un tavolo permanente dove ogni regione con le peculiarità che ha, e ahimè la nostra regione ne ha più delle altre, nel senso che abbiamo una combinazione di criticità e di vincoli strutturali molto superiori rispetto alle altre regioni. Noi non abbiamo il metano, abbiamo delle imprese che sono energivore, abbiamo problemi appunto quindi di collegamento molto insufficiente rispetto diciamo, alle altre regioni perché siamo collegati solo con un piccolo capo che oggi è obsoleto rispetto alla penisola. Quindi abbiamo sicuramente anche dei vincoli strutturali e una configurazione del sistema industriale che è molto problematico e critico. Ovviamente insomma, quindi, dobbiamo verificare in relazione alle nostre criticità quali sono anche le soluzioni che possiamo inserire assieme. Con un coordinamento sicuramente di livello centrale che deve essere fondamentale, ma in relazione a questo ci vogliono, secondo me, in questo settore più che nelle altre, un quadro molto definito e molto chiaro, con tempi, interventi e tempi certi. Cioè, noi ci esprimiamo nella nostra pianificazione e ovviamente lo sforzo deve andare in questa direzione, ma tutti i soggetti che sono numerosi devono essere organizzati perché altrimenti le pianificazioni, quando sono a più livelli, se salta un anello, salta ovviamente tutto. Quindi, da questo punto di vista, noi chiediamo anche al governo centrale che ci sia uno sforzo superiore anche in relazione appunto a queste fasi critiche. Quindi, fondamentali questi passaggi. Grazie. Grazie.